nel punto dove ha maggiore carico e l'articolazione coxofemorale, quindi data dall'iliaco, che è questa parte del bacino dove abbiamo l'acetabolo e poi questa componente invece della testa del femore, è la parte che riceve tutto il carico del nostro corpo. Quindi il calcio verrà richiamato a livello di questa porzione. Uno squilibrio posturale che quindi può portare a ricevere un carico maggiore o spostato da un'anca rispetto all'altro. Quindi l'obiettivo sarebbe quello innanzitutto di portare in avanti la gamba di Barbara, quindi allungarla in modo tale da distribuire meglio il carico. Ok, va bene. Perfetto, sì, okay. Questo è un primo intervento, okay. E porta diciamo allo sblocco, quindi adesso vedremo poi come ci sarà l'allungamento. Già si vede, già è percepibile perché vediamo come è scesa la gamba, in questo caso quindi il malleolo. E sicuro non è doloroso? Non è doloroso, hai sentito qualcosa Barbara? No. No, Barbara è stata pagata prima apposta per dire, non sente niente, però ovviamente no, è tutto a posto. No. Silenzio. Inspira, fuori l'aria. Ok. Eccolo anche qua. Questo non è doloroso. Tanto Barbara, facciamo doloroso. Un applauso soprattutto alla nostra Barbara che è in diretta, al nostro Gabriele, al nostro dottor Benedetti. Che ci porta a valutare in questa maniera, quindi con una piccola abduzione dell'anca, se il paziente ha dolore a livello del trocantere, quindi è una problematica di anca, dell'articolazione dell'anca, quindi una probabile artrosi dell'anca, o se invece ha semplicemente un dolore a livello inguinale, quindi per un tiraggio degli adduttori. Quindi questa è una importante test che noi abbiamo a disposizione. Alla stessa maniera invece come avviene quindi... E per cui se abbiamo questo dolore che cosa possiamo fare? Basta un trattamento? È già un campanellino d'allarme? Allora, bisogna vedere quanto è avanti dolore. L'artrosi, perché poi l'artrosi se è molto avanti può portare addirittura a saldare l'articolazione, addirittura a calcificare tutta quanta quella che è poi la capsula, per cui se c'è, perché se ci fosse un'artrosi grande troveremo praticamente la gamba che non riesce a scendere, non riesce ad aprirsi, invece quindi noi cosa faremo? Come test valutiamo se c'è questo dolore e poi andiamo a sfruttare che cosa? Questo test anche come trattamento, quindi andiamo ad aprire in modo tale da allungare i muscoli adduttori. Per cui potremmo farlo come esercizio anche potremmo farlo come esercizio, a casa si fa in questa maniera, si possono mettere praticamente i piedi a contatto, si lasciano cadere le gambe e si può chiedere aiuto a qualcuno a casa semplicemente per aiutare quindi uno stretching passivo. Altrimenti c'è la modalità che si può fare anche da soli, che è quella di mettersi seduti, vieni che ti aiuto, sempre con la pianta contro pianta si dice, le mani che prendono i piedi, le braccia che si divaricano al di sopra delle ginocchia, bisogna rilassare la testa, altrimenti poi andiamo a trattarci la cervicale, perché giustamente se tiriamo troppo non va bene, si scende spingendo da questa parte e nello scendere, quindi allungando, in questo caso anche la colonna, si va a divaricare a questo livello anche con le braccia, quindi divaricando le anche. Allora, in questa posizione quanto ci dovremmo Allora, uno rimanere? Stretching per essere efficace ha bisogno di almeno 2-3 minuti, quindi dimentichiamoci i soliti 30 secondi, perché 30 secondi è uno sgranchimento dell'articolazione e il muscolo comincia a riscaldarsi, mentre invece uno stretching effettivo ha bisogno di 2-3 minuti, questo è un muscolo grande, parliamo dell'adduttore, è un muscolo molto grande, quindi è importante fare questo tipo di stretching. E anche fare, quel tipo, quando? Sì, 2-3 volte a settimana, una volta al giorno, consiglio la sera perché la sera abbiamo i muscoli più caldi, quindi è più facile creare lo sfibramento, si dice, fisiologico delle fibre.